I vosgi avranno dato delle indicazioni, ma la prima sentenza arriverà sulle Alpi, sulla salita di Chamrose, una scalata horse category di ben 18 km 200 metri al 7,3% medio, all'11% massimo. Questa sarà anticipata dal GPM di prima categoria del Col de Palatic, che porterà i corridori a quota 1154 metri. Pure tale salita sarà parecchio lunga, 14 km abbondanti e costante, 6,1% medio. Perciò le due asperità finali saranno tipicamente francesi, poiché avranno un chilometraggio dispendioso e una regolarità incredibile. Chamrose ha già ospitato in una circostanza il Tour de France nel 2001, in occasione di una cronometro individuale che era stata vinta da Lance Armstrong. Naturalmente, pure questo successo della statunitense è stato cancellato dopo la sentenza che lo ha condannato. Però Chamrose è più conosciuta come località per gli sport invernali piuttosto che per il ciclismo. Infatti proprio qui Marion Josserand, medaglia di bronzo all'Olimpiade 2010 di Vancouver, svolse regolarmente i propri allenamenti prima di partire per il Canada. Quindi gli ultimi 60 km di questa tredicesima frazione con il Col de Palatic e il Mont de Chamrose saranno veramente indicativi, poiché i complessivi 33 km in salita saranno molto, ma molto dispendiosi.